Errei. In italiano sono detti anche vettori, errei o vettori. Si tratta di, intanto, un tipo di dato strutturato. Quando c'è una struttura, significa che può contenere più valori dello stesso tipo. Stiamo vedendo gli array classici. Poi vedremo anche con altri linguaggi che ci sono varie tipologie di array. Una volta fissata la dimensione dell'array, non è possibile modificarla, non in assoluto, ma in fase di esecuzione. Cioè durante l'esecuzione del programma, la dimensione dell'array non può variare. Quindi, se io ho creato un array di 10 elementi e poi ne voglio mettere dentro 11, non posso. Naturalmente posso anche creare un array di 10 elementi e mettercene dentro 5, questo sì che lo posso fare. Un'altra caratteristica è che ogni elemento contenuto è, diciamo, individuato mediante un indice che rappresenta la sua posizione naturalmente all'interno dell'array, a partire dalla posizione 0. Un'altra cosa importante è che è possibile, quindi come posso dire, si fa riferimento alla struttura dati, array, con un solo nome. In altri termini, si dichiara una sola variabile per identificare, per individuare quell'array. Esempio. Allora, ho creato un array di 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementi. Gli indici vanno, quindi qua mettiamo gli indici, qua, vanno da 0 a 5. Quindi questi elementi evidenziati in grigio sono gli indici, invece evidenziati in giallo gli elementi. Allora, supponiamo che sia un array di stringhe, magari nell'ultimo elemento non ci mettiamo niente. Se non c'è niente all'interno di, cioè se un elemento non ha alcun valore, che cosa c'è dentro? Ve lo ricordate? Null. Potrebbe anche esserci la stringa vuota, però se c'è una stringa vuota non è che il contenuto non c'è, c'è la stringa vuota. Io invece dico, quando proprio non c'è niente dentro, c'è un particolare valore che è null. In giallo sono gli elementi contenuti. Ora, per accedere a ogni elemento devo utilizzare l'indice, è una particolare notazione. Intanto devo decidere qual è il nome della variabile che contiene questo array. In realtà non è corretto dire che la variabile contiene questo array. Perché? Chi me lo sa spiegare? Utilizziamo la variabile nomi per identificare, individuare questa struttura dati sui valori. Ma se dico che nomi contiene questo array, sto commettendo un errore. Perché? Allora, torniamo un attimino indietro. Se dico che la variabile intera x contiene il valore 10, è corretto. Stessa cosa per altri tipi primitivi, naturalmente cambiando il valore, cioè per esempio i double y, la variabile double y contiene il valore 5.35,
oppure la variabile booleana b contiene il valore true. Questo è corretto, ok? È corretto. Invece, se affermo che la variabile, se affermo che la variabile nomi contiene l'array di nomi, è sbagliato. Però mi sembra che nessuno si ricordi perché. Come viene creato un array in Java? Con l'operatore new. Ogni cosa creata con l'operatore new in Java è un oggetto. Quindi nomi non può contenere un oggetto. Cioè una variabile non può mai contenere un oggetto. Una variabile può fare riferimento a un oggetto. Il riferimento a un oggetto, che cos'è? L'indirizzo contiene il riferimento, cioè l'indirizzo a un oggetto che è collocato nella heap. Invece le variabili di tipo primitivo sono allocate sullo stack, stanno da un'altra parte e contengono un valore, mentre gli oggetti contengono, possono contenere anche loro solo un valore, ma possono contenere più di un valore a seconda della loro struttura e non sono mai contenuti all'interno di una variabile, ma sono puntati da una variabile, cioè c'è una variabile che si chiama variabile reference, in questo caso nomi è una variabile reference, la quale contiene il riferimento all'oggetto. Questo è un concetto non nuovo ma vecchio, perché già in linguaggi non oggetti come il linguaggio C si parla di puntatori. Quindi una variabile invece di contenere il valore contiene l'indirizzo della locazione di memoria, diciamo, dove il valore è collocato. Detto ciò però, i programmatori Java hanno detto: ma perché dobbiamo complicare la vita a quelli che usano il linguaggio Java? E consentiamo quindi ai programmatori di utilizzare la notazione che si usa con altri linguaggi tipo il linguaggio C. Lo stesso discorso è stato fatto con le stringhe. Anche le stringhe sono degli oggetti, però non li abbiamo mai creati con new. Perché? Perché chi ha creato il linguaggio Java ha deciso che era meglio mantenere una certa compatibilità con gli altri linguaggi per quanto riguardava l'uso di stringhe. Quindi noi, quando dichiariamo una variabile di tipo stringa, scriviamo semplicemente string nome, che ne so, string s, e poi gli assegniamo, se vogliamo, un valore, che ne so, ciao. Questa è la dichiarazione di una variabile stringa alla quale abbiamo assegnato una stringa. Ma questo in realtà in memoria è una cosa molto simile a un array, dove il primo elemento contiene il carattere C, il secondo elemento contiene il carattere I e così via, il terzo il carattere A, il quarto il carattere O, e viene trattato come, più o meno come se fosse un array, anche se noi non ce ne accorgiamo. Tant'è vero che se andate a guardare la documentazione Java, le stringhe si possono creare anche in questo modo: string S uguale new string, e come parametro passato al costruttore la stringa che volete che sia contenuta. Invece per gli array questo discorso non è stato fatto. Quando vogliamo creare un array come questo, adesso lo ricopio così, se vogliamo creare un array come questo, dobbiamo scrivere la seguente cosa. Intanto, prima di tutto, dobbiamo andare a indicare il tipo dei dati contenuti. Il tipo dei dati contenuti nell'array è string. Poi, se io scrivessi il nome della variabile, adesso sarebbe errato. Perché?
perché questo dichiara una variabile nomi di tipo stringa. Allora, per far capire che la variabile nomi è una variabile di tipo array di stringhe, devo andare a mettere vicino al tipo di dato le parentesi quadre aperta e chiusa. Poi è un oggetto, sì, allora ci va il new. Poi in questo caso bisogna andare ad indicare di nuovo il tipo e poi tra le parentesi quadre la dimensione. Quante ce ne sono di elementi qua? 6. Naturalmente questa dimensione può essere scritta anche in un altro modo, cioè scritta, si può procedere in un modo diverso, di solito si fa così. Si dichiara una costante che contiene la dimensione del vettore, final, int, poi il nome della costante tutto in maiuscolo, per esempio dim, e poi il suo valore, 6. È la stessa cosa? Sì, è esattamente la stessa cosa. Cambia qualcosa? Non cambia nulla. Però il vantaggio è che se questa dimensione si trovasse anche in altri punti del programma e volessi cambiarla, basta cambiarla qua una volta senza dover andare a fare le modifiche ovunque. Naturalmente posso avere degli array di interi, degli array di double. Per esempio, creiamo un'altra situazione in cui ho le temperature, una variabile temperature, dove abbiamo le temperature giornaliere di una stessa città, registrate in varie ore della giornata di Torino, ne so, 17 gradi, poi dopo un'ora ce ne sono 18, poi dopo un'altra ora magari passiamo a 20, poi ritorniamo, scendiamo 19 e così via, insomma. Di nuovo 18 e lasciamo sempre il nulla. In questo caso che cos'è che cambia? In questa dichiarazione. Quindi qua avrò il tipo int. Poi la variabile nomi non è più nomi, ma diventa temperature. Qua devo di nuovo scrivere int. Qua la stessa cosa. Quindi, faccio che copiare questo. Quindi vedete che il concetto è uno e poi si applica a tutti i vari casi. Ora, come faccio ad accedere a un particolare elemento? Quindi io voglio andare a prendere la temperatura che si trova nella posizione all'indice 2. Devo utilizzare temperatura all'indice 2. Per trovare la temperatura all'indice 2 basta scrivere il nome della variabile. E poi tra parentesi quadre la sua posizione 2. Naturalmente se questo 2 io ce l'ho dentro ad una variabile, altro esempio del tutto simile, se avessi una variabile int index uguale a 2, potrei scrivere in modo del tutto analogo temperature con indice index. Sarebbe la stessa cosa, perché la variabile index vale 2. Questo se voglio accedere ad una variabile in una certa posizione, o un dato in una certa posizione. È ovvio che ogni elemento di questo array, ogni elemento, è proprio un valore di tipo int, quindi quando io scrivo temperature con indice 2, questa è una variabile di tipo int. Non ci può essere null qui. Perché non ci può essere null? Perché questo tipo base è un intero. Quindi ci deve essere qui il valore di default degli interi.
che è 0. Quindi qua ci sarà. Posso andare anche ad assegnare ad una variabile, per esempio la stessa, la temperatura che si trova all'indice 2, posso cambiare il valore. Allora dovrò andare a scrivere che a temperature con indice 2 assegno il nuovo valore che non è più 20 ma 21. Ora, in casi come questi non è nemmeno necessario, ma si può fare, non sto dicendo che non dovete farlo, ma non è nemmeno necessario andare a scrivere tutto questo. Quando un array ha pochi elementi, denoti dal programmatore, si può scrivere temperature uguale aperta graffa. E poi scrivere direttamente i valori contenuti, quindi 17, 18, 21 e così via. 19, 18 e 0. Ecco, si può fare così per creare un array e metterci dentro subito dei valori. È ovvio che questo funziona se l'array è piccolo. Con pochi elementi, se devo inserirne 1000 è un po' complicato. Posso fare la stessa cosa anche con le stringhe e con qualunque altro tipo. String, aperta quadra, chiusa quadra, nomi, uguale, aperta graffa, qua. Inserisco le stringhe. Se un array ha 100 elementi, 1000 elementi, come posso fare per inserire all'interno tutti i valori? Un ciclo for. Io so quanti elementi voglio inserire, sono tanti, supponiamo quanto è la dimensione del vettore, quindi faccio un ciclo for che per la dimensione 1000, per 1000 volte, mi va a, non so, a interagisce magari con l'utente e gli chiede, dai un valore da inserire, acquisisce e inserisce. Vediamo quindi qual è la struttura base, proprio fondamentale di un ciclo for che può valorizzare un array. E io farò un esempio, per esempio, con gli string, con gli interi, ma si estende a tutti gli altri tipi di dati. Anche se non è chiaro, cioè non è così evidente, così esplicito, con gli array, ma è la stessa cosa. Stiamo creando un array utilizzando un costruttore di default che quindi inizializza la struttura, quindi le variabili interne, ai valori di default. Se sono stringhe null, se sono interi zero, così. For, poi dobbiamo utilizzare una variabile contatore. Io la dichiaro adesso dentro il for, ma non è obbligatorio dichiararla dentro, si può dichiarare anche fuori. For int i parte da 0, questa variabile, contatore, va avanti fino alla dimensione, quindi i minore della dimensione, se usiamo una costante dim. E poi i più più. All'interno di questo ciclo, cosa che facciamo? Chiediamo all'utente, per esempio, di inserire un valore. Adesso qua facciamo l'esempio con i nomi. Quindi ho già definito lo scanner, non lo sto scrivendo, dopo è scontato, no? Quindi ho la console. La domanda poi per la registrazione è questa. Ma non è che la condizione deve essere i minore uguale dim? No. Se parto con i che vale 0, la condizione per poter effettuare esattamente dim vale 6, 6 iterazioni, è i minore di dim. Se invece parto da 1, allora sì, devo scrivere i minore uguale dim. Ok? Quindi con l'istruzione system.out.println chiedo all'utente di inserisce il nome,
Non sto usando Eclipse perché così sto scrivendo come se lavorasse la lavagna. Poi faremo anche gli esercizi. System.out.println inserisce il nome. L'utente inserisce il nome, io cosa faccio? Lo vado a prendere con console, quindi console, punto, e una stringa, quindi basta usare il metodo next. Se non vi ricordate i metodi della classe scanner, basta andare sulle esistenze dello scorso anno. Ma questo non è sufficiente. Perché? Perché console.next va a prendersi ciò che è stato inserito da tastiera, però poi lo deve mettere anche da qualche parte. Ma questo valore deve andarmi a valorizzare al primo ciclo il primo elemento, cioè nomi con indice 0. Per cui assegnerò ciò che è stato inserito da tastiera acquisito in input alla variabile nomi con indice i, dove i la prima volta vale 0, la seconda volta 1, la terza volta 2 e così via. Eseguendo questo ciclo, che interagisce con l'utente, valorizzo tutto l'array. A volte capita che noi non sappiamo qual è la dimensione del vettore. Al posto di dim si può utilizzare la proprietà length degli array. Length mi permette di andare a conoscere la dimensione del vettore quando non è noto. Quindi i minore di nome dell'array, nomi, punto length ng. Sapete che io sì, no, devo scriverlo così. Nomi.length mi dà la dimensione dell'array. Allora, anche qui si può usare un ciclo for più semplice di questo. Quindi anche qui possiamo usare un for e scrivere for int i uguale a 0 i minori di nomi.length. Il più system.out.println non inserisce il nome, bensì vado proprio a stampare l'elemento nomi con indice i. Uno dei principali problemi quando si utilizzano gli array è che si può verificare questa eccezione array. Ricordarsi la memoria, array index out of bounds exception. Questa eccezione, sì, questo è un errore che si verifica ogni qualvolta durante o un ciclo o anche con un accesso fuori dal ciclo. Cerchiamo di andare a prendere un elemento che si trova fuori dalla dimensione dell'array. Se adesso in un programma cercassi di accedere a nome con indice 6, mi darebbe proprio quell'errore. Ieri sera abbiamo creato la classe medico. Allora io posso creare un array di oggetti medico, chiamarla per esempio medici. Dentro questo array, intanto creare l'array, new medico, poi gli metto una dimensione, supponiamo sempre sia dim. Quindi ho creato un array al cui interno ci sono, invece che dei valori tipo primitivo o delle stringhe, ci sono degli oggetti. Quindi significa che se prendo questo elemento che si chiama medici di indice 0, per esempio, qua dentro significa che c'è un medico. Dopo aver creato l'array, vado a creare un medico, med, uguale new medico. Adesso uso il costruttore di default, tanto per abbreviare. Ho creato il medico, poi assegno a medici con indice 0, assegno. Questo
Quindi qua dentro c'è un oggetto medio, in realtà non c'è l'oggetto, c'è una variabile reference, la quale punta ad un altro oggetto che si chiama medici con indice 0. Medico non è più un array, ma è un oggetto di una classe. Ora ho creato un medico con un costruttore di default, quindi vuol dire che qua ci sarà null, qua ci sarà null. Specializzazione era un intero, quindi c'è uno zero. Pubblicazione era un boolean, ci sarà false. Questo è un oggetto che ha dei campi, che sono questi, i campi dell'oggetto, le proprietà dell'oggetto. E poi ha dei valori che sono riferiti a questi campi. Se scrivo medici con indice 0, scrivo med, sono la stessa cosa. E qua ho quindi una freccia che adesso dovrei disegnare, inserisci, non ce l'ho. C'è una freccia, immaginatela da qui, che parte e va a puntare a questo oggetto med. Med, questo, punta all'oggetto che si trova in un'altra area di memoria. Restituisce il nome. Addirittura questo potrebbe essere a sua volta un altro oggetto e quindi posso praticamente estendere questa struttura. Non dico all'infinito, però comunque su più livelli.